Nel garage sotto una luce tenue c'è un tavolo, strumenti sparsi e tu. Caos, colore con la da un'idea nasce un'opera. Tutti guardano, tu crei il video di Caos. Ogni giorno una sfida, sai già cosa sei. Un mago, un artista del concreto. Eccoci ragazzi, allora stamattina mi sono svegliato e avevo proprio voglia di farmi un sapone di quelli Doc. Per me, non per fare un video, però ho detto, visto che lo faccio, facciamo un video, condividiamolo con tutti gli iscritti, perché la maggior parte di voi iscritti vi siete iscritti nell'epoca dei saponi. Quindi ho passato tutti gli ingredienti nel calcolatore, nel foglio di calcolo, e ho modificato la ricetta in modo che venga davvero un sapone speciale. Come ingredienti userò burro di cacao in pastiglie, questo qui a uso alimentare, olio extravergine di oliva biologico, burro di palma, olio di palma che è un po' come l'olio di cocco, sotto una certa temperatura diventa burro, latte di cocco, ho trovato questo qua in lattina ed è secondo me fenomenale, l'avevo già provato una volta ed è buonissimo. Burro di cocco, questo qui l'avevo preso a Coop, comunque si trova nei supermercati, è quello a uso biologico alimentare. Strutto, non storcete il naso con lo strutto, perché lo strutto cosa fa? Fa fare tanta schiuma al sapone e lascia sulla superficie della pelle uno strato idratante di lipidi, di grassi che non vengono saponificati ed è eccezionale. E questa pallettina che vedete qui è cera d'api non raffinata, quindi è proprio da alveare. Poi userò alla traccia vaniglia e concentrato liquido di vaniglia. Questi li trovate al discount, li trovate nei supermercati. Devo dire che non sono proprio economici, perché qua siamo già sui 15 euro. Però lasciano poi una bella fragranza nel sapone e in più, anche non dovesse sentirsi tanto la fragranza, tutte le proprietà della vaniglia rimangono nel sapone finale. Bene, adesso vado a pesare i vari ingredienti. Ah sì, ho fatto uno sconto dell'acqua, nel senso che l'acqua totale per sciogliere la soda è di 290 grammi. Io farò 200 grammi di acqua e 50 grammi di acqua di cocco alla traccia, con uno sconto comunque totale di 40 grammi, quindi 40 grammi verranno tolti. Questo farà sì che il sapone risulti un po' più solido. Ogni giorno una sfida, sai già cosa sei, un mago, un artista del concreto, in ogni angolo del mondo un tuo segreto. Ok, burro di cocco 50 grammi, burro di cacao 50 grammi, ma li peso fuori dalla pentola perché se sbaglio poi non posso andare a raccattare con le mani. Burro di cacao lo metto perché fa un po' come la cera d'api, ossia rende il sapone più solido e in più idrata molto. Burro di palma. Burro di palma è simile al burro di cocco come funzione, ossia fa fare più schiuma al sapone, ma a differenza del burro di cocco non è assolutamente aggressivo sulla pelle. Perché il burro di cocco oltre ai 100 grammi diventa poi seccante, quindi il sapone dà quell'effetto pelle secca che non vogliamo. Burro di palma biologico, tanto ormai
che ve lo dico a fare, si trova solo il biologico, che è uguale all'altro ma costa di più. Cera d'api, sembra quasi un incantesimo da strega, una pozione delle streghe. Qua che peso e unisco ingredienti nel calderone. 50 grammi di strutto. Ricordiamoci che un tempo il vero sapone era quasi esclusivamente di origine animale, perché il grasso animale si trovava comunemente ed era meno costoso, come adesso in definitiva, dell'olio d'oliva. Bene, vado a sciogliere questi, vado a pesare la soda e come sempre vi dico, se non avete mai visto come fare un sapone col metodo a freddo o a caldo, andate a vedere tutti i video della playlist ABC del sapone, dove ci sono norme di sicurezza, attrezzature, cosa usare, cosa no. Mi raccomando, non è facoltativo, perché io faccio saponi da tanti anni e non mi sono mai fatto niente, ma perché so come fare. Quindi fateli tranquillamente, ma sappiate come farli. Quindi andate a vedere la ABC del sapone. Ok, e acqua. Bene, noi ci vediamo quando la parte liquida, ossia la soda e l'acqua, e la parte grassa, ossia gli oli e i burri, sono in un range di temperatura tra i 42 e i 45 gradi. Io mi tirei più sui 42, anche se ho aggiunto la cera d'api, che di solito mi fa tenere la temperatura sui 50. In questo caso una messa davvero poca, quindi 42 gradi vanno benissimo. Dico questo perché questo aroma naturale di vaniglia contiene praticamente caramello e semi di vaniglia, e il caramello, essendo zucchero, fa aumentare la temperatura finale del sapone. Quindi, un po' come se usassimo il miele, è meglio tenere temperature più basse, visto poi che andremo a mettere il sapone in frigo 2 ore e poi lo lasceremo completare la saponificazione fuori dal frigo per 24 ore, preferisco comunque partire da una temperatura un po' più bassa. Tanto che aspettiamo che si scaldino gli oli e si raffreddi la soda, vado a pesare l'acqua di cocco, anzi il latte di cocco, tanto vi do una bella annusata perché sono... che buono, guardate un po'. Ecco, ovviamente mi sbrodolo come al solito, ma voi ci siete abituati. Grammi, ok, fatto. E questo lo possiamo tenere per dolci e per varie ricette. E vado a prepararmi anche i baccelli di vaniglia. In questo sapone ovviamente non metterò fragranze e ovviamente non metterò mica cosmetiche, perché lo voglio rustico, voglio un sapone più naturale possibile. Ok, tiro fuori i baccelli, 2 profumatissimi, faccio un taglio lungo il baccello
lo apro, guardate, lo faccio senza guanti perché con i guanti è veramente una tortura. Questi non li butto perché li spezzetto e andrò magari a frullarne un po'. Anzi, sapete cosa faccio? Questi non li butto e vado a aggiungerli all'acqua e alla soda. Eccoci, allora scusate il casino che c'è sul tavolo come al solito. La parte liquida e la parte grassa sono entrambe a 42 gradi. Tolgo la vaniglia dalla soda caustica. Se a qualcuno di voi sono mancati questi video, scrivetemelo nei commenti. Li vado ad aggiungere assieme e vado di mini pimer. Traccia leggera leggera. Ok, adesso aggiungo la vaniglia che abbiamo tolto dai baccelli. È finita ovunque la vaniglia. Il concentrato di vaniglia Bourbon, perché è una varietà di vaniglia, che poi è praticamente caramello, e il latte di cocco. Ok, direi che ha raggiunto una traccia media e adesso vado a versarlo nello stampo. Perfetto, perfetto. Mi è rimasta un po' di vaniglia nelle mani. Con quello che costa non si spreca niente. Bene, adesso aspettiamo qualche minuto, faccio una bella decorazione superficiale, decorazione che vi ho già fatto vedere altre volte, e noi ci vediamo tra 24 ore per il taglio, così veniamo come è venuto. Vi dico ancora due cosette e mi raccomando, mettetelo in frigorifero almeno 2 ore, senza almeno 2 ore in frigorifero e il resto delle 24 ore fuori dal frigorifero. Non serve coprirlo con un canovaccio, basta lasciarlo in un luogo con una temperatura costante. Eccoci ragazzi, ho pulito un po'. Allora, quello che rende speciale questa ricetta non sono tanto tutti i burri che ho messo, che sì, fanno un sapone buono, quanto l'aggiunta di cera d'api, strutto e latte di cocco oltre alla vaniglia. Quelli sono ingredienti veramente top. C'è un profumo, ragazzi, di vaniglia che se lo sentiste fareste questo sapone all'istante. È un po' costoso, però secondo me una volta ogni tanto ne vale la pena. Bene, ora vado a metterlo in frigo 2 ore e poi lo lascio fuori dal frigo il resto delle 24 ore. Noi ci vediamo domani per il taglio, così vediamo com'è venuto. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, allora sono passate 24 ore, ho tolto già il sapone dallo stampo, ho già fatto anche una fetta perché ho fatto l'immagine di copertina, quella che vedete all'inizio video. Devo dire che la vaniglia si sente particolarmente, non è fortissima, vi avviso già, però come vi ho detto tutte le proprietà della vaniglia saranno presenti sul nostro sapone, quindi sarà un sapone antinfiammatorio, idratante e soprattutto completamente naturale. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video. Lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi volete un altro video come questo o qualsiasi tipo di video, scrivetemelo nei commenti, cercherò di accontentarvi. Noi ci vediamo per un altro video. Ciao ciao! Ogni castro, ogni taglio racconta il viaggio di chi osa nella polvere sotto le stelle.